Per tutti noi il calcio è amore, passione, coinvolgimento, ma per capire come è fatto deve entrare in campo la scienza. Ecco l'argomento di questa puntata. Oggi sapremo come è fatto il rigore. Scopriremo un grande segreto. Quando e soprattutto da che parte tuffarsi per parare un tiro dagli 11 metri. Allora professore, come è fatto il rigore dal punto di vista del portiere? Fabio, il penalty viene assegnato come massima punizione, quindi le condizioni di partenza per il portiere sono terribili. Ora te lo dimostro con la grafica, guarda. Questa è la porta e il portiere in mezzo. Il suo svantaggio è chiaro, è una questione di biomeccanica. Con la sola potenza dei muscoli e delle gambe, il portiere in tuffo può coprire solamente l'area che vedi disegnata, ovvero il 72% della porta. Un tiro nella restante parte è teoricamente imparabile. Che c'entra questo con la direzione del pallone? Cioè, come si fa a capire poi dove buttarsi? Il portiere ha un'arma molto affascinante per capire dove va la palla. Hai mai sentito parlare di body language, Fabio? Già questa immagine racconta molto. L'attaccante ha preso una rincorsa non rettilinea alla palla. Questo vuol dire che non vuole tirare dritto. Osserva bene i fianchi e il petto. Sono orientati verso il palo alla sinistra del portiere. Questo ci dice o che tira in direzione della sua corsa, cioè appunto sul palo di sinistra, oppure che incrocia su quello di destra. Però così professore mi perdoni, ma siamo di nuovo al 50%. O tira a destra o tira a sinistra. Sì, ma il portiere sta per capire dove tirerà l'attaccante e lo capirà dal suo ultimo illuminante passo. Guarda, facciamo ripartire le immagini. Stop! Ecco l'ultimo passo. Guarda, guarda com'è ampio rispetto a quelli precedenti, è interessantissimo. Perché è così interessante, professore? Questo gesto così ampio permette alla gamba d'appoggio di fare da perno e dà lo spazio all'anca di ruotare. Questo svela le intenzioni del rigorista. Il segreto, quindi, è guardare l'ampiezza dell'ultimo passo. Se è lungo, la palla si incrocia verso la destra del portiere. Se è corto, alla sua sinistra. Vediamo. Bingo! Adesso, se dovrete tirare un calcio di rigore, magari provare a pararne uno, sarete più bravi, perché conoscete le regole della scienza sul calcio di rigore.